A un anno e mezzo dalla nascita della rete di aziende che svolgono attività di promozione, informazione, commercializzazione e servizi di accoglienza turistica in collaborazione con la Regione e le amministrazioni comunali e locali, è stato tracciato oggi un bilancio del lavoro svolto dal Convention and Visitors Bureau a Palazzo Gopcevic. Sì, ci mancava uno strumento che raggruppasse un po' tutti i soggetti che si occupano di turismo di questa città. Ognuno andava più o meno per conto proprio e finalmente, creando questo Central Visitor Bureau, abbiamo questa rete di imprese, abbiamo dato corpo a uno strumento che sta già lavorando e continuerà a lavorare sempre più nella nostra città. Chiaramente fanno parte il Comune di Trieste, la Confcommercio attraverso Terziaria e Federalberghi di Trieste, e aperta ad altri soggetti che stanno entrando, associazioni di categoria e imprenditori privati. Lo scopo è quello di creare pacchetti turistici da poter vendere all'estero, facendo un incoming importante. Al convegno sono state ricordate le più recenti iniziative, dal turismo esperienziale nell'area protetta di Miramare al trekking al fine di accompagnare i turisti in 4 possibili percorsi alla scoperta delle varie aree del Carso e della zona di Muggia, per passare alle offerte legate alla cultura e ai viaggi guidati nel mondo del caffè, dai metodi di produzione alla visita ai locali storici. Certamente un ruolo importante ce l'ha Federalberghi e Comune di Trieste con la tassa di soggiorno. Questo ci permette di creare eventi, e più turisti portiamo, più incassiamo e più eventi importanti si possono formare. Questo va dalle fiere che porteremo a Trieste, alle grandi mostre, ai teatri, ai pacchetti turistici. Soprattutto vorremmo coinvolgere finalmente gli armatori che stanno arrivando con le navi del crociere da Trieste a comprare dei pacchetti turistici che noi organizzeremo per i turisti che vengono, e li faremo andare un po' dove vogliamo noi e non dove vogliono loro. Ecco. E per cui diremo che abbiamo a cuore Trieste sì, ma tutta la regione, e di conseguenza lavoriamo per questo. Ecco.